scopriamo una ragnatela di un chilometro, per esempio, che lega gli strumenti e la gente. La gente non se ne accorge. Poi si accendono le luci, vedono tutti questi raggi di... È lana, no? Lana. Questo è un tipo di azione, per esempio, molto interessante. Allora la gente rimane abbastanza sconvolta perché al buio non se ne accorge. Cioè, hai capito che tipo di spettacolo? Questa cosa, qui, cioè, tu coinvolge la gente. Sì, a Milano noi abbiamo fatto 3 giorni in un teatro, dovevamo fare uno, poi abbiamo fatto 2 repliche perché quel tipo di spettacolo è andato a ruba, è andato molto bene. Ti ripeto, lì ci vogliono finanziamenti perché usiamo altra gente, puoi usare altri musicisti, non solo, ma comporta delle spese anche, capisci? Come scena, allestimento, sì, tutto il resto, cioè tutta una cosa più precisa, più teatrale e più da stabile, ecco, capisci? Andare, dura 3 ore, fai un po' te, quindi è più faticoso. Però il discorso, non so, per esempio quello della mela, nella mela di Odessa, sì, anche quello lo facciamo, sì facciamo andare sulla gente, caos facciamo con i fili, sì, questo è più sul tipo metro, popolare, scusa, sì. Vieni giù in macchina, sì, anche perché abbiamo fra perdiamo quello lì. Bene, devo dire molto molto bene, perché rimani soddisfatto, gli dai tutto. Cazzo, gli dai teatro, gli dai azione, gli dai provocazione, gli dai di tutto, gli dai una specie di roba totale, ecco, chiamiamolo totale, che dura 3 ore, però ti ripeto, cioè dopo 3 ore sei da sanatorio, insomma, cioè non è. Ma è interessante, come dicevo prima, avere un finanziamento da uno stabile, per esempio, di Trieste, per esempio, che sia interessante. Allora fai un giro, ti finanzia e lo porti avanti, capisci come. Ma a livello amministrativo non è che ci credano molto, no? No, è una cosa nuova, quindi non so, può passare. Quest'inverno è possibile portarlo avanti, questa cosa qui. È molto più interessante, ma per il momento, te l'ho detto, per il momento mancano i soldi, mancano tutto. Senti, l'ultima volta ci siamo sentiti, hai avuto parole di fuoco verso la PFM, verso un certo genere. E il discorso dell'uscita all'estero, dicevi che così, avevano un po' bloccato il discorso. Ha bloccato il discorso gli altri? Sì, nei nostri confronti. Sei lo stesso parere? Io credo di sì, ma non so se l'hanno fatto loro o hanno fatto il loro manager o è una. Cioè il problema è un problema di concorrenza, chiaramente. Quindi non so, o la nostra pelle. Assolutamente. Ma il discorso, guarda, il discorso dell'estero è un discorso molto difficile. Noi all'estero abbiamo fatto Spagna, Francia e Portogallo, evidentemente perché questi paesi sono molto vicini, così, se vuoi anche politicamente, no? Quindi questo discorso va bene. Andare in America e in Inghilterra è per noi è impossibile, ma non per la musica, per un discorso proprio politico, hai capito? Quindi la premiata in quel senso lì non credo che ci abbia dato una mano, però non può fare niente, secondo me. Non può fare niente. Cioè noi riusciamo ad andare, ma singolarmente, no? In quei paesi lì, a partecipare a conferenze, a fare degli scambi, confronti, su un altro genere di musica, però, questo è paradossale, ma è così. Cioè si può andare in America a fare, non so, dei concerti all'università, tipo, non so, il disco che ho fatto io che si chiama Metro d'Ora, che è un discorso sulla voce. Allora tu illustri con la voce tutta la storia della vocalità. Dagli ominidi di 2 milioni di anni fa a oggi, capisci? Allora questo qua è un discorso. E discorso sull'elettronica l'ho fatto fuori stasera, non ho fatto nessun tipo di discorso sull'elettronica. È possibile farlo, ma tutti assieme, come area, come così, base politica, cioè, secondo me è molto difficile. È molto difficile questo. Ah, lì è un discorso difficile, siamo molto lontani, le spese sono enormi, quindi. Ma per il futuro, sì, per il futuro è possibile. Per il futuro secondo me è possibile fare. Andare in Giappone è ancora presto, noi siamo un gruppo che ha 5 anni di vita, secondo me per l'estero è ancora presto. Per l'estero intendo, non so, è Giappone, America. Ma secondo me quei paesi lì, lo sai com'è, prendiamo gli aerei, quanto vendono? Non vendono abbastanza, non li possiamo prendere.
E questo è il ragionamento che fanno i paesi, cioè la discografia di tipo capitalista, capisci? Portogallo dice, gli aree che tipo di discorso fanno? Hanno dei contenuti così di tipo politico? A noi va bene, per il nostro paese va bene, non ce ne frega un cazzo se non vendono. Discorso come, non so, rappresentano, cosa per noi rappresentano, un certo tipo di condizione giovanile, eccetera, li portiamo in Portogallo, capisci? Quello l'anno scorso. In Francia lo stesso, in Spagna lo stesso, in Spagna una situazione nuova, fresca, dove questo tipo di musica e le storie che raccontiamo ha dello spazio, enorme spazio. Ma se vai in America a fare l'internazionale si incazzano, cioè non è possibile. Non solo, ma fai Settembre Nero, tutti i discografici sono ebrei, quindi è già molto difficile. E no, comunque secondo me il discorso... Oh! Il discorso è siamo ancora lontani, per me siamo lontani. Senti, la situazione in Italia come la vede? La situazione in Italia, guarda, noi veniamo dalla Sardegna dove c'è stato un assalto di autonomi, per un pelo non è successa una strage. Si sono sparati fra autonomi e polizia a Sassari, questo. C'era su TG2. Perché cosa? Per 1.000 lire, hai capito? Ah, mi sembra. Cioè, oppure stasera, che secondo me è stato organizzato in modo molto bello, in modo molto corretto. Quindi ti dà anche lo spazio di suonare, si poteva fare l'antologico, cioè si poteva suonare anche 3 ore, solo che non c'era tempo, ci hanno detto di smettere, noi l'avremmo fatto, ma per me questa situazione è ottima, forse la migliore del 77, cioè come organizzazione, ecco, come modo di forse un po' tradizionale, ma corretta, non è successo niente. Invece a Sassari c'era la stessa situazione, dove cazzo si sono sparati, capisci? Perché cosa? Perché sarà stato un pretesto, perché il biglietto costava 1.000 lire, mi sembra allucinante, insomma, cazzo. Quindi trovi questa situazione, non ti so dire il futuro dei concerti qual è. È così, parti da Sassari dove rischi la vita, dove la musica diventa un gioco dove si rischia la vita, e vieni a Mestre dove tutto va bene, insomma. Dove domani non so, vai, non so, vicino a Pavia dove rischi di prendere una bottigliata dietro la. Siamo in un momento un po' casinato, insomma, tutto qui. Okay. Ok, io vi ringrazio. Spero. Ok, ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao.